Eccola qui questa bellissima ragazza che è Anna Paola Di Tiello, Miss Italia del mondo, terza classificata, vero? Che sei di origine? De origini Schitani e Torresi. Torresi, bene, che è qui con noi quest'anno, che è la nostra madrina ufficiale. Io innanzitutto apro ufficialmente la settima edizione dell'Ischia Film Festival, ringrazio innanzitutto, oltre la madrina, il nostro presidente onorario Sir Ken Adam, che è qui con noi anche in questa settima edizione, insieme a Lady Letizia Adam, Moro è il cognome, vero? Lo possiamo dire? Quello possiamo dire. È Adam, vabbè, lasciamo Adam. Allora, benvenuti in questo meraviglioso luogo che parla da solo. Noi quest'anno abbiamo voluto aprire da Palazzo Malcovati, che è stato simbolicamente il set del talento di Mr. Ripley, ma anche di altre produzioni, proprio perché abbiamo voluto rinnovare l'impegno dell'Ischia Film Festival con il territorio, con le location, con i suoi luoghi, e questo per noi è una grande location. Anzi, io ne voglio approfittare per ringraziare i signori Malcovati, che comunque ci hanno dato l'opportunità di aprire questa settima edizione, e volevo ricordare anche un attimino la signora Vera Malcovati, che quest'anno non c'è più con noi. Se posso avere un attimino il figlio della signora Malcovati, Dario Malcovati, qui con noi. Allora, noi vi vogliamo ringraziare per tanto. Io ricordo sempre con piacere gli incontri con mamma, le interviste e la sua disponibilità. Allora io devo dire due cose. Molti sanno che Ischia è l'isola di Rizzoli. Noi abbiamo iniziato questo festival ricordando la figura di Rizzoli e imponendolo un po' come il luogo delle location, soprattutto perché Rizzoli era uno che ha promosso attraverso l'audiovisivo molto Ischia, ma chi ha portato effettivamente Rizzoli a Ischia era il papà di questo signore, altrimenti tutto quello che poi è successo da Rizzoli in poi oggi non è così. Pertanto vogliamo ringraziarlo, vogliamo dirlo ufficialmente ai Malcovati. Voglio ricordare la figura di sua madre, e lo voglio dire perché comunque è stata una donna anche molto tenacia, qualche volta spesso in contrasto con le amministrazioni, però devo dire che comunque grazie a questo ha saputo mantenere questo patrimonio, questo gioiello, che noi oggi ne approfittiamo per aprire questa meravigliosa manifestazione. Un piccolo pensiero da parte nostra del festival, grazie, che ci auguriamo di poter annoverare tra questi meravigliosi gioielli che voi avete qui in casa, e grazie ancora di averci ospitato e di averci dato occasione di aprire la settima edizione dell'Ischia Film Festival da qui. Volevano vedere il premio là. Grazie a voi. Grazie ancora. Grazie ancora per tutto. Io vorrei avere qui con me il delegato al turismo del comune di Ischia, il dottor Nello Pilato. La madrina deve stare sempre vicino a noi, perché vede, è meglio fare le fotografie, insomma. E volevo gentilmente anche il presidente di Ischia Risorsa Mare, Silvano Arcamone, che vi voglio ricordare che questa settima edizione dell'Ischia Film Festival quest'anno è organizzata dal comune di Ischia in collaborazione con Ischia Risorsa Mare, fa parte dei viaggi, dei famosi sei viaggi della regione Campania, il viaggio della creatività. Noi ci auguriamo che questo sia un viaggio attraverso la creatività delle opere che vi verranno proposte. Ci sono grandi ospiti, ci sono grandi pellicole, nel senso che vi voglio ricordare che questo festival è un festival indipendente, pertanto il suo scopo principale è quello di dare la possibilità di vedere opere che normalmente non hanno circuito oppure non hanno la possibilità di passare attraverso le sale cinematografiche. Quest'anno abbiamo fatto una scelta un po' mista tra le opere che sono arrivate, io parlo al plurale perché siamo una squadra, anche se sono il direttore, però devo ringraziare soprattutto i miei collaboratori e devo ringraziare soprattutto la volontà dei collaboratori del corso di cineturismo che abbiamo tenuto quest'anno, che con entusiasmo praticamente hanno portato avanti questa settima edizione. Sono loro effettivamente il mio braccio destro. I luoghi parlano da soli. Questa sera inizieremo con Villa Amalia, abbiamo il piacere e l'onore di avere in anteprima nazionale un film che è stato girato ad Ischia l'anno scorso, in parte
sulla nostra isola, e ringrazio il produttore, soprattutto Alfred Weil, il produttore francese, che ha deciso di darci la prima copia italiana praticamente di quest'opera che questa sera vedremo al Piazzale delle Armi. Un po' lo sentiamo un po' nostra, anche perché in qualità di location manager, insomma, i luoghi ho contribuito anch'io a questo, ma questo ci rende molto orgogliosi che il festival possa essere un appuntamento annuale. Ci saranno 19 anteprime complessivamente nel parterre. Voglio ringraziare Carlotta Ercolino, la presidente di giuria, Andrea Saecher, Federico Pontigia e Francesco Patierno, che ancora qui non è con noi, però sarà in questi giorni. E voglio ringraziare anche Abel Ferrara, che, abbiate pazienza, purtroppo è arrivato da un volo di 16 ore, pertanto insomma si sta riposando 10 minuti, a breve lo vedrete arrivare qui con noi. A tutti gli amici, insomma, da Mattia Sbragia a Winsper, che verranno, insomma, che avrete occasione di conoscere in questa settima edizione. Volevo un saluto da parte dell'amministrazione, per poi goderci un altro po' di quello che è rimasto. Si mangiava tutti, insomma, ho fatto male non approfittarne prima, va bene, insomma, mi accontenterò con quello che c'è, per poi spostarci in barca, per chi vuole andare in barca, altrimenti a piedi, al Castello Aragonese, dove c'è l'apertura ufficiale con la proiezione del film Villa Amalia, poi per il proseguo della manifestazione, come sapete si concluderà sabato 11 al Parco del Miramare Castello. Buonasera a tutti, e con orgoglio e con grande gioia e poi piacere anche di annunciare che quest'anno per la prima volta il municipio di Ischia, la nostra municipalità, ha patrocinato ed organizzato nella sua totalità il festival, grazie a questo meraviglioso personaggio che è al mio fianco e che ostinatamente ormai da 7 anni, diciamo, con grande caparbietà, ma aggiungo anche con grande professionalità e competenza, riesce a portare avanti questa iniziativa che sicuramente è un po' come dire, un'opera di promozione, ma anche una grande manifestazione artistica. Tu poco fa parlavi della signora Marcovati, io voglio inserirmi un attimino in questo argomento perché sono legatissimo a questi posti, perché qui sono nato. I grandi contrasti poi sono stati sanati anche da una cittadinanza onoraria che a breve noi provvederemo sicuramente a conferire a questo meraviglioso personaggio. Io ho avuto modo di conoscere papà, ero bambino, ero ragazzino, e mi serve un ricordo meraviglioso. Questa era una parentesi ed era un momento doveroso. Due parole ancora per quanto riguarda il festival, che sicuramente è una delle manifestazioni che più dà lustro alla nostra comunità, ma non solo alla comunità della municipalità di Ischia, ma alla intera isola. Fa parte di quelle manifestazioni di promozione che non sono una promozione sterile, non sono una promozione così a livello di spot, ma è un ragionamento culturale importante che va perseguito, e io mi sento ancora di ringraziare Michelangelo e la sua organizzazione per averci dato il grosso onore quest'anno di patrocinare nella totalità di questa stupenda manifestazione. Vi saluto anche da parte del sindaco, che era impegnato per preghessi, appuntamenti presi, e naturalmente ringrazio tutti quanti voi autorevoli personaggi che siete intervenuti, e vi auguro sempre di frequentare questo meraviglioso posto. Sono un po' partigiano, ma penso che veramente Ischia meriti e meriti ancora di più. Grazie tante. Grazie a lei,